disturba e sbatti i mobili. Vado a vedere. Ma cosa stai facendo, Nicola? Con i chiodi in bocca addirittura? Sempre che litigano, anche l'ultimo dell'anno, ma vi rendete conto, ragazzi? Ragazzi, ma cosa sta facendo il mio papà? Fa... Vabbè, lasciamo stare. Oggi salutiamo i nostri amici che mettono sempre un bel like: Luisa, Emma e Sabrina. Ovviamente, se anche voi volete essere salutati, mettete subito un bel like. Ora vado avanti a pulire. Togliti quei chiodi dalla bocca, sono pericolosi. Se ti vanno in gola, poi il giorno dell'ultimo dell'anno vuoi andare in ospedale. Non c'è poi neanche un dottore. Ma Nicola, ma cosa stai facendo? Lei non capisco. Cosa? Non riesco a evitare queste liti, ragazzi. Papà, dovevo andare a prendere i petardi. Petardi? No, no, non contate su di me. Ma sei matto, i petardi? Ma vuoi finire con tutta la faccia ustionata? Ho bruciato qua, vedi? Ma vuoi finire senza più le mani? Così, vedi. Ma vuoi finire in ospedale? In ospedale, Nino. Hai finito di ripetere tutto quello che sto dicendo? Ok, mamma, ora vado a aiutare. Meno male. Finisco il mio lavoro da artigiano, va bene? Okay. Artigiano! Mamma, ma non è pericoloso che il papà leviti in bocca? E come no, gliel'ho già detto, ma non capisce niente. È più pericoloso leviti in bocca che i petardi di stanotte. Chissà cosa vuoi che sia pericoloso leviti in bocca? Papà, io vado! Papà! Più pericoloso di tua figlia. Erano meglio i botti di Capodanno che le viti per il mobile. Le devo spellere, altrimenti posso morire. Proprio l'ultimo dell'anno. Dai mamma, fammi prendere il Gutelax che almeno faccio la diarrea. Eccolo qua papà. Stai ben attento. Adesso te lo metto in qualche goccio d'acqua. E poi tu espellerai tutto, hai capito? Mattia. Pronto Mattia? Hai preso i petardi? Io non li ho ancora presi! Cosa faccio? Mattia, allora, ascoltami. Io adesso prenderò i miei soldini e li vado a comprare, va bene? Ci vediamo stasera! Ciao! Ragazzi, non vedo l'ora, adesso mi prendo anche io i petardi! Ecco qua, le goccine le ho messe. Bevi tutto, perché vedrai che dopo espellerai! Ma le goccine saranno cadute a terra adesso! Non le hai bevute! Bevi tutto! Bevi tutto, tutto, fino all'ultimo! Mi sono tutto bagnato! Ok, adesso devo prendere i soldini. Subito! Mi scappa la diarrea! C'è mio papà che gli scappa la diarrea! Bene, bene, ora posso andare. Certo che è istantanea questa diarrea, ma cosa hanno queste gocce dentro? Mamma mia! Devo prendere il tubino, aspetta! Devo fare la cacca io, guarda che ci faccia! Devo andare in bagno, devo scappare in bagno! Io vado in parco, ciao! Ma come Letizia al parco? Sì, devo andare al parco, mamma, ciao! Ma con chi? Con chi? Con Mattia e Gioia! E quando torni? Verso le 8! Torna ciao. Presto, perché ci dobbiamo preparare, perché è l'ultimo dell'anno, ok? Dai. Ok, ciao! A presto! Ciao. Sti ragazzi. Quanta cacca, ragazzi. Nicola, tutto bene? Sì, mamma, tutto bene. Ricordati che una volta che spelli la vite, la devi togliere dalla cacca, pulirla bene, perché ti serve per il mobile. Ma come pulirla? La cacca? Cioè, devo levare la vite dalla cacca? Che schifo, ragazzi, che ne pensate? Come andate sotto? Devo levare la vite dalla cacca, altrimenti non vale il mobile. Va bene. Che puzza. La cacca non sono io. Speriamo bene. No, non c'è mio papà. Ora posso andare.
Ragazzi, avete capito dove sto andando? Sto andando a prendere i botti. Ora vado subito a prenderli. Mamma, ho raccolto la cacca! Adesso bisogna pulire... Oh, che puzza, ragazza! Mamma, bisogna pulirle e tirare fuori le vite! Ora lo devo fare io con la cacca! No! Questo lo devi fare te! Anche perché come ti viene in mente l'ultimo dell'anno di fare queste cose? Potevi farlo un altro giorno! E seconda cosa, vai al parco a prendere Letizia! Perché sono già le 4:15 e stasera ci dobbiamo preparare per la festa! Puzza fortissimo! Beh, dai, tieni la cacca, mamma, dai, per piacere! Ma che schifo, okay. Ma che schifo! Vado a prendere Letizia! Vado a prendermi il giubbotto e vado, ok? Eccomi qua, ragazzi, guardate cosa ho comprato. Quanti botti! Non vedo l'ora di divertirmi. Ora vado. Ci vediamo papà, come faccio adesso? Devo mettermi lì dentro. Sì, papà! Cos'è questa roba? Niente, papà, non è niente! Ma perché? I botti di Capodanno! Sì! Ma ne hai comprati pochissimi! Ho comprato anche i raudi, quelli che fanno gli scoppi forti! Sì, lo so! Ma sai che adesso cosa succede per te, eh? Cosa succede, papà? Andiamo a scoppiare! Hai visto che bello, papà? Sì, andiamo a scoppiarli! Dai, andiamo a scoppiarli! Allora. Sì, andiamo verso il parco, dai! Andiamo, dai! Prendo l'accendino, hai trovato l'accendino? Sì, l'hai comprato. Sì, l'accendino sì. Lo tieni tu però perché no, io... No, tieni in mano, ti tengo in mano. Ma non ho paura. Ecco. Vai. Papà, ma non scoppia. Letizia, dai, vada a prendere, fidati. Non ti succede niente. Mai che vada ci salta una mano, ok? Ok. Fidati, vai. Speriamo bene. Papà, guarda, non è scoppiato. Forse hai ragione tu. Tieni, guarda. Ma Letizia, è una fontana. Effettivamente, dai, la mettiamo qua, vieni qua. Papà, ma sei sicuro di quello che fai? Letizia, fidati di me, è un professionista. Io ti fa che l'hai finito! Aiuto! Papà! Aiuto! Hai finito! È una fontana! Non scoppiarli tutti, ragazzi, che ne pensate? Sì, ma dai, ma ci dovremmo un pochino divertire, no? Hai ragione. Allora, ragazzi, mettete un bel like se volete che scoppi un po' di raudi, petarde, quelli che fanno il botto forte. Giusto. Letizia, dobbiamo andare dietro casa, altrimenti la mamma si sente. Hai ragione. Andiamo dietro casa, andiamo, vieni. Vai. Vieni qua, vieni qua, tutto qua, dai. Mi metto già lontano. Vai. Senti. Questo rumore qua, non capisco, fatemi vedere! Che scoppia i botti! Non è ancora Capodanno! Ma chi sta facendo questo? Oh, sta uscendo la mamma! Scappa! Ma senti che botti! Hanno scoppiato i raudi! Ma mi par normale! Vai! Che mamma ci scopre! Ok, allora... Ma così me li finisci tutti, papà? Va bene, dai, fammi divertire anche a me! Lo so! La mamma, senti le tapparelle, controlla, guarda se c'è. Beh, chiudo la finestra. Anche perché qua, papà Nico, che fine ha fatto? Non lo vedo più. Adesso vado a cercarlo. Ha chiuso. Dai, Letizia, facciamo l'ultima puntana, dai. Ho paura, dai, però, faccio, di sta puntana. Sei buona, ci mettiamo là, va bene? Sì, ok? Sì, ragazzi, okay. Facciamo l'ultima puntana, ok? Quindi, vai, andiamo. Queste cose, ragazzi, mi fanno sentire giovane! Abbiamo un sacco di petardi! Andiamo di sopra! Abbiamo fatto tanti telescopi! Sì, mi hanno fatto bellissimo! Ma non li vedi? Che c'è, papà? La mamma, li vedi proprio giù! Finto, e dopo... È vero! Ti bene! Si vede per te! Sei perfetto! Si vede anche! Dai, andiamo! Le chiavi sono qua! Mi raccomando, okay. Sì, tranquillo. Non mi fido di lei.
finalmente siete arrivati! Sì, siamo arrivati! Ma vabbè, perché cammini come i gamberi? Come i gamberi! Sì, anche tu adesso ripeti tutto quello che dice papà, come lui? Devo andare a pulire la vita, cioè devo tirare fuori la vita della cacca, dai, fammi lavorare, per piacere! Beh ragazzi, io non voglio saperne niente della cacca e della vite. Devo andare a comprare le ultime due cose per Capodanno e dopo mi devo preparare, devo farmi bella per questa festa. Perciò prendo il mio cappotto e me ne vado. Psst, Letizia, vieni qua. A me. E chi per te, Letizia, vai. Vieni qua, dai che dobbiamo nascondere i botti. E papà, dimmi. Noi possiamo nascondere. Mi raccomando. Acqua in bocca, nessuno deve sapere niente. E anche voi ragazzi a casa, non scrivete sotto niente nei commenti, mi raccomando. Altrimenti la mamma Patty ci scopre e sono guai, vero? Sì. Ok ragazzi, io sto andando, dopo. Papà, guarda che l'avevo mandata via. Sì, sono che è andata via. Vieni qua. Sì, ho visto, vedi. Dai, levati. Dai, andiamo a scoprire i ora. Dai, andiamo a scoprire i botti fuori. Dai, la bocciola. Andiamo. Aspetta, vediamo. Passa. Abbiamo questi qua, guarda, decidi. Sono le stelline. Facciamo le stelline, dai. Fammi vedere, dai. No, mi sono dimenticato il portafoglio. Letizia, hai mai visto uno che è da fuoco? Vieni qua. Ma chi è che borbotta nel poggiolo? Che odore da fumo! Ah, la mamma! Letizia, c'è la mamma! La mamma qua! Cosa state facendo? Siete impazziti! La mamma! Qui! D'artificio! Ma eravate voi allora dietro di là che scoppiavate tutti i raudi! Ma no, mamma, non eravamo noi! Sì, mamma, non eravamo noi! Stai tranquilla! Mamma, che sta esplodendo! Tutto quel fumo! Abbiamo sbagliato tutto, mamma! Ci mancano solo altri petardi adesso! Sì, mamma, sono là! E vai a prendere, dai! Va bene, dai, mamma, è solo una fontana! Dai, ho presi! Dai, mamma, cosa facciamo? Noi possiamo buttare via, li vediamo oggi! Vabbè, fate quello che volete, io mi vado a preparare per un secondo! Com'è, mamma, fate quello che volete! Guarda, non è possibile, vi lascio un secondo a casa e combinate guai! Per di più, gli hai consumato tutti i botti che lei questa sera li deve usare per fare festa! Va bene, dai ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, mettete tanti like e iscrivetevi al canale. Dai mamma, sono rimasti 2-3. Ma devo ancora... Dove stai andando? Vieni qua. Vai. Metti giù.